Salve a tutti ragazzi, in questo piccolissimo e brevissimo video andiamo a vedere come poter caricare una canzone su YouTube senza problemi di copyright. Allora, di che cosa abbiamo bisogno? Abbiamo bisogno di un programma leggerissimo e piccolissimo che è quello di Audacity, link in descrizione. È un programma che serve appunto per modificare le tracce audio, creare e modificare canzoni, di cui appunto ho fatto altri video. In questo caso andiamo appunto ad aprire subito il nostro programma Audacity e la canzone che andremo a modificare è quella del trailer ufficiale di Black Ops che ho trovato online, che mi è piaciuta molto. Questa canzone qui, quindi andiamo su Audacity e importiamo subito la nostra canzone andando su File, andiamo su Importa, Audio, andiamo a selezionare la canzone. Facciamo open. Punto importerà la nostra traccia audio che qui, come possiamo vedere, è evidenziata in blu. Allora, noi cosa dobbiamo fare? Dobbiamo selezionarla tutta da destra verso sinistra. Andiamo su effetti e andiamo su cambio intonazione. Per quelli meno esperti, cosa dobbiamo modificare? Dobbiamo modificare solamente i semitoni, da 0,00 a 1,00. In questo caso abbiamo aumentato di un semitono, come possiamo vedere dalla selezione su. E appunto un semitono è una parte piccolissima dell'audio. Una modifica piccolissima dell'audio che non può essere percepita né dall'orecchio umano né da un qualsiasi programma, però appunto serve per modificare la traccia audio in modo che appunto YouTube non riconosca la traccia audio originale. Facciamo ok. Qui appunto cambia l'intonazione della nostra traccia e qui è la traccia audio già modificata. A questo punto dobbiamo esportare la nostra nuova canzone andando su File e la dobbiamo salvare, quindi clicchiamo su Esporta, la dobbiamo salvare in un formato .wav. Facciamo salva. Facciamo ok, qui ci avverte appunto che la traccia è stata mescolata e modificata appunto il semitono. Facciamo ok, qui salverà la nostra nuova canzone.